Pino is back. Pino is back. Allora, siamo tornati su Mad Games Tycoon 2. In quella che sarà una miniserie di 5 episodi per il momento. Se dovesse andare molto bene, gli episodi diventeranno 10, 15, 20. Sarà a voi. Conto su di voi. Conto su di voi. Però, episodio 2. Allora, Pino è reduce dalla creazione di Daedris, che, insomma, poteva andare meglio, ecco. Le cose non stanno andando esattamente come Pino avrebbe voluto, ma nel frattempo Pino ha costruito una stanza di ricerca. Non ci lavora nessuno, per ora. Però ci sono 3 cessi e questo dovrebbe far capire che bene o male nelle idee di Pino c'è l'assunzione di almeno altri 2 elementi, affinché tutti in eventuali momenti di crisi si possa avere un bagno a testa. Detto ciò, Pino si è abbioccato sulla tastiera, che non è un buon segno. Però Pino si sa, è così. Genio sregolatezza. Quindi, Pino è rimasto con 214.000 euro. E di conseguenza le cose... Adesso, di moda, in questo momento, vanno i giochi d'avventura con argomento bicicletta e i racing con argomento fantasmi. Che dimostrano che forse la nostra epoca non è poi così brutta. Comunque, alcuni fan pensano che il tempo di gioco di Daedris sia troppo breve, c'era scritto? Mi era un attimo confuso il tempo di gioco del gioco. Allora, io andrei ad assumo. Allora, a noi che ci serve? Uno che sia ordinato, ecco. Alfred Verkauteren, che è Timmy di 60 Seconds. Ed è un musicista. Massa, quanta arte il volume del suo gioco. Fedele, non smetteranno mai. Quindi è un lavoratore indefesso e speriamo indefesso e non solo fesso. I dipendenti inesauribili non hanno bisogno di pause. Quindi non sporca, non dà fastidio. Prego. Ah, allora la motivazione aumenta quando annaffiano le piante. Benissimo, quindi gli mettiamo le piante vicino. Caro amico indefesso. Comunque, Alfred Verkauteren. No, rimettiti seduto. Ah, allora, intanto Alfredo Verkauteren, ecco, diamogli il nome giusto. Bene, Alfredo, Pino e Alfredo vogliono dar vita. Ma perché ti abbiocchi pure di Alfredo? Sta tutti... Diciamo, c'è un attimo di mancamento. Ah, si è svegliato de botto. Mentre Alfredo no. Ma Alfredo non è l'indefesso, eccetera, eccetera. Vabbè, senti, è il momento di lanciare il prodotto numero 2. Il tuo distributore ha avviato una campagna di marketing per Daedris. Hoot Bros ha pubblicato The Adventure. Middle ha pubblicato il gioco Detective. Ma ne famo un altro? Che stiamo a aspettare? Guardie. Allora, acquista motore. La lista è vuota. Bene, non posso acquistare motori. Un kit di sviluppo. Famo... No, già ce l'abbiamo. Allora, sviluppiamo altro prodotto, forza. No, a parte mi serve un altro dipendente. Allora, Alfredo e Pino Devono essere arricchita dalla presenza di qualcuno che... Da un creativo. Tu che c'hai? Il limite? No. Leadership. No, a me mi serve un gregario. Un gregario sottomesso che Pino possa... ecco, è un tuttofare. Valentina. Valentina Wolf. Però pure lei musica e suono, no? È tutti che suonano qui. Han-Lor Scott. Ricerca. Fortuna. E eschimese. Vabbè, Han-Lor. Detta la lore. Bene. Allora, la lore la mettiamo qui a lavorare. Benissimo. Allora, sono 3 dipendenti. Quindi a questo punto, Han, la lore, Alfredo e Pino possono dare vita a una nuova opera. Che sarà? Ma se fa... No, ricerca...
Scusate, ho sbagliato io. Allora, questione della salsa, no. Acquisto oggetti, no. Dipendenti, no. Gestione, no. Ma se io volessi sviluppare un altro prodotto, chi dovrei corrompere in questo momento? Pino, che famo, Pino? Aspettiamo. Allora, gioco tolto dal mercato. Le cifre di vendita di Tetris sono diminuite drasticamente. Quindi il prodotto è stato ridotto dal mercato. Bene, abbiamo ci ha costato 25.000, abbiamo incassato 12.000, vendendone 1.597 copie. Ma è pochissimo. Ma manco gli indie di quarta categoria fanno così poco. Vabbè, insomma, bisogna diciamo che questo debutto sul mercato non è stato propriamente l'ideale. Quindi adesso noi daremo vita a un nuovo prodotto. Allora, io intanto partirei su una cosa, però, scusate. Intanto partirei su caratteristiche, su generi. Ecco, studiamo un po' i giochi d'avventura. Ecco, così magari fate qualcosa. Poi sviluppiamo lavoro commissionato. Situazione breve. Ecco, tipo, ottimizzare i tempi di caricamento per middle. Così intanto si lavora un attimo. Ecco, incassiamo due soldi. 5 settimane. Pino ya fa. Pino è uno tosto. Ti piacerebbe partecipare alla Mad Games Convention? No, non c'ho una lira. Che presento? Sta cippa presento. Non è il caso. Ok. Quindi per adesso Pino ha finito. E quindi appena i ragazzi finiranno, pure loro hanno finito? Allora sviluppiamo. Allora sviluppo un gioco. Nuovo gioco. Allora, capo di Pino Kojima, tipo di gioco, gioco standard. Il gioco è un B, fascia d'età bambini. Un gioco per bambini che nessuno sa, ma mentre Hideo in Giappone sviluppa, Pino, che in qualche modo voleva emulare il successo di suo cugino Hideo, dava vita a un gioco per bambini che divenne poi arcinoto negli asili di tutto, insomma, il Salento, che era Metal Giro, un'avventura di un Giro metallico, ecco. E genere principale è un gioco d'avventura. Un gioco d'avventura. Che ce lo deve avere per forza. Su un Giro Detective che cercava di scoprire le infiltrazioni. Ecco. Dunque, direi che si potrebbe anche Metal Giro. Piattaforma principale sarà il Byte. Ok? Benissimo. Poi tocca fare un botto di ricerca. Lingue italiano e inglese. Gioco internazionale, internazionale. Anche in Giappone, perché il mercato giapponese sui giri metallici va molto forte. Software cheat non ci abbiamo possibilità. Durata del gioco. Allora. Metal Gear è un gioco tecnologicamente un po' così, però con tanti suoni belli. Direzione del design non violento. Gioco no? Gioco facile per i giocatori occasionali. Design missione, design livello, storia, profondità, facilità d'uso. Design del personaggio. Design missione un punto in meno. È un gioco un po' innovativo. Ecco, questo credo che sia. Poi se avremo successo, Metal Gear diventerà un Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear 3. Poi ci saranno anche i sequel eventualmente, ma valuteremo il da farsi. Che cosa devo fare? Ah, la cosa qui si nap. No, Metal Gear nella sua versione originale non aveva le microtransazioni, dovevano ancora inventarle. Sarebbe arrivato di lì a poco. Bene, diamo il via.
Metal Gear. Avanti. Intanto che qua si sviluppa Metal Gear, io vorrei sviluppare i racing da quest'altra parte. Lavorare sui racing. Che fai, si insinua? Cosa vuol dire? Giochi di abilità. Siamo rimasti con 95.000 euro. Se finiscono i soldi siamo morti. Sì, però qui ci si lava troppo le mani qua dentro, eh. Le pandemie sono lontane almeno di 40 anni, quindi qui non ci avete scuse. Oh, lo sviluppo di questo gioco è stato completato ed è pronto per il rilascio. Se lo desideri puoi continuare a lavorare su un gioco a supportare la fase di finitura. No, continua, non ci sono bug. Cerca distributore. Oh, io devo dire che la Epix ci ha dato forza. Metal Giro poi, perché dovete sapere che Pino purtroppo non era molto molto acculturato, aveva un po' di analfabetismo così dilagante, era bravo a programmare ma l'italiano, quindi Metal Giro divenne Metal Giro in quella che fu la prima pubblicazione, poi corretta in un secondo momento. Appunto, Metal Giro inizialmente era, e si dice che le prime copie di Metal Giro siano ormai rarissime, con costi incredibilmente alti, che appunto non si trovano più sul mercato, perché ne furono vendute, scopriamo quante ne furono vendute, Metal Giro preso un 46, gameplay buono, grafica però comparto tecnico un po' così rivedibile. Nonostante ciò, tanto temi aeroplani, perché poi dovete sapere che, allora, questa è una saga, magari vi racconterò nel prossimo episodio, ma Microsoft rubò l'idea di Flight Simulator da Pino Kojima, ma appunto è una cosa che dovremo poi approfondire. Dunque, 100.000 euro, caratteristiche di gioco, supporto controller, sì, lo farei onestamente. E punteggi offline, ricerchiamo anche questo. Ho incassato 6.000 euro per adesso, 6.000 dollari. Varie, cosa dunque? Marketing, sottogenere, studio di grafica, costa troppo, sta messa matto. No. Temi, allora, alieni. Dai, lavoriamo su le tematiche. 15.000 euro per Metal Gear. Dai. Perfetto. Temi. Dunque, arrampicata. Che c'ho anche. Poi vi devo raccontare anche un'altra cosa. Stanno arrivando diverse produzioni. Diciamo che Pino era uno che si diede molto da fare in quegli anni. Diede vita a un sacco di produzioni che furono poi tutte copiate. Perché Pino purtroppo era molto bravo come game designer, ma non sapeva registrare la proprietà intellettuale delle proprie creazioni, quindi gli furono tutte rubate. E adesso pian piano poi scopriremo quali furono. Io continuerei a fare un po' di ricerche e ci vediamo fra poco. Allora, intanto ci sono i Game Awards. Quest'anno non abbiamo vinto niente noi. Vabbè, i poteri forti hanno contribuito a far sì che ciò accadesse, ma a quei tempi correva il... era ormai Natale del 76, quindi i primi mesi, i primi giorni del 77, quando a Pino venne in mente un'idea. Quell'idea era un principe. Arriviamo al 77, un principe, perché il papà di Pino, quando Pino era piccolo e Pino e Ideo giocavano insieme a Cerignola, gli raccontava sempre questa storia del principe di Cerignola. No, che cazzata la fai? Il principe di Cerignola è una storia che si racconta ai bambini di quelle zone. Un uomo ricchissimo che insomma aveva tante donne, tante cose. E quindi, preso da questa voglia, Pino decise di dar vita al suo principe di Cerignola. Un gioco per tutti, grandi e piccini. Un'avventura che aveva come argomento principale le arrampicate. E diciamo che questa idea poi
fu rubata da Ubisoft, che ci fece Prince of Persia, ma l'idea originale è il principe di Cerignola. Quindi principe di Cerignola. Ecco, questa volta combattiamo le difficoltà linguistiche di Pino. Allora, detto ciò, ogni volta che guardo qua penso che il mio cervello sia ormai arrivato a un punto in cui non vede più le cose, ma in realtà mi ricordo poi sempre che è il gioco che sfoca. Dunque, la piattaforma principale è sempre il Byte, piattaforma su cui non si vedeva il principe di Cerignola, ma era comunque, si immaginava tutto. Ma ne posso comprare uno? Si può comprare un motore? Non si può comprare. Non ci sono motori ancora in questi tempi. Qui non possiamo fare niente. Diciamo che tecnicamente siamo un po' bloccati. Allora, le lingue tutte. Tutte le lingue. Il gioco che voleva essere, fu la prima grande hit della Comani. L'anti-cheat non ci interessa. La durata del gioco. Allora, qui non era molto innovativo né particolarmente facile, ma in termini di profondità era anche un gioco piuttosto breve. Di storia, dei tanti personaggi, dei tanti livello, era fenomenale. Soprattutto il personaggio. Questo, il principe di Cerignola, divenne poi una sorta di icona di quell'era. E un gioco per giocatori accaniti, con controlli espliciti, un più 16, e anche abbastanza impegnativo. In questo senso i suoni non erano granché, ma il gameplay quello sì che colpiva. E ha la funzione di pausa, ha i punteggi offline, supporto controller, insomma, diciamo che questo determinò il futuro poi della compagnia. E il principe di Cerignola arrivò sul mercato nel gennaio del 77. Un'annata importante, perché insomma l'Italia era nel pieno del boom economico, cioè, quindi le cose andavano bene in quel periodo. E intanto uscirono anche due console nuove, che se solo Pino avesse aspettato. Infatti qui vedete, c'è un momento di depressione di Pino, che si rende conto di aver lanciato un gioco bellissimo su piattaforme, su una piattaforma vecchia, e quindi è il momento in cui lui vive la sua prima grande crisi psicologica. Intanto Metal Giro, nonostante appunto questo titolo così errato, ottenne un primo grande successo. Arrivò a incassare più di quanto costò e garantì la base su cui poi sarebbe stato costruito tutto il resto. Adesso però sul mercato, nonostante le difficoltà, c'è da portare un nuovo prodotto. Boom dei videogiochi, 50% dei giochi venduti di più, insomma, il mondo iniziò a rendersi conto delle meraviglie grafica con linea 2D, ecco, iniziamo a lavorare su cose un po' più serie. Qui però Pino ebbe un momento di difficoltà, perché appunto i soldi iniziavano a scarseggiare, il lavoro era tanto e tutto il peso della compagnia gravava sulle spalle del principe di Cerignola. E diciamo che qua è il grande dubbio: ce l'avrebbe fatta la Comani a sopravvivere oppure no? Era il marzo del 77 quando Pino diede vita al principe di Cerignola, pronto per rilascio, non a bug, ma anzi un livello qualitativo altissimo, e il distributore, ormai l'Epicsware, con cui i rapporti erano così, fu ben felice di portare il prodotto sul mercato. Cosa accadde quel giorno? Che cosa accadde? Un voto così, ma ciò nonostante il prodotto divenne rapidamente un cult. E le vendite lo avrebbero poi dimostrato, ne è vero? Ne è vero? Principe? Tocca incassare un po' di soldi, se no è un macello, principe. Principe, toccherebbe vendere tipo una fracca, se no andiamo a gambe all'aria, principe. Allora, intanto qui i soldi ci stanno, benissimo. Punti di controllo. Sì, i guadagni ci sono. Che succede? Il mio yoga? Intanto nel frattempo, lavoro commissionato, assegnazione breve, organizza l'IA nemica, ecco, così Pino si mette a lavorare un attimo. Intanto da questa parte sviluppiamo un po' di temi che possono essere animali. Una marea di temi. Ma nella Comani
Fu una sorta di rinascimento videoludico quello che si verificò in quegli studi, così apparentemente così mediocri, ma in realtà. Allora, se c'è breva, breva. Gestione di input. Pino, non puoi andare in bagno adesso. Abbiamo appena preso un lavoro. C'è da fare. Generi, gioco di ruolo. Oh, qui si inizia a lavorare seriamente. Allora, alla Mad Game Convention di quell'anno, la Komani ci andò con uno stand piccolo, da 7.000 dollari, insomma, il primo principe di Lucignola, per farlo conoscere al mondo, guadagnando così 164 fan, che sarebbero stati la base, lo zoccolo duro di una community sempre più folta, che avrebbe poi garantito un successo incredibile prima del grande crollo, ma di quello parleremo un'altra volta. Comunque, per adesso, diciamo che nel piano dello sviluppo del genere gioco di ruolo, mentre Pino stava facendo dei lavori necessari per portare a casa la pagnotta, qui non si dorme, non si fa niente. Lavoro commissionato, non ci sono più assegnazioni brevi. Gioco a contratto. Non abbiamo tempo di lavorare per terzi. Dobbiamo portare avanti il nostro progetto, che prenderà vita con un grande gioco di ruolo la prossima volta. E vi racconterò ovviamente anche la triste storia di quando Bill Gates rubò l'idea a Pino per Flight Simulator. Ma appunto ne parleremo la prossima volta. Per adesso voglio giusto vedere come si concludono le vendite del Principe di Cerignola. Quante settimane si fa sul mercato? Oh, è stato in media per 21 settimane. E ha avuto vendite per 98.000 euro, mila dollari. Un profitto di 55.000 dollari che sarebbe servito a costruire un capolavoro che sarebbe rimasto negli annali del gaming. Ma di questo, lo ripeto, parleremo nel prossimo episodio.